Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in diretta per commentare queste Final Eight di Coppa Italia. Non c'è Manelli, non c'è Caporilli, questa sera toccava a me perché sai, sabato sera loro avevano di meglio da fare, invece io ho messo la camicia perché Peppe l'ha vestito bene la prima volta e ha detto mi vesto bene anch'io perché sennò sfiguro e quindi ho detto lo faccio. Vado subito a salutare Peppe che ormai è di casa, è più di casa di me. Ciao Peppe. Buonasera a tutti, buonasera, sempre un piacere. Poi dobbiamo anche salutare la madrina di queste Final Eight, perché tutti quanti vogliono essere la madrina, la padrina, la cugina, la zia, ma la vera madrina, la vera, vera e propria madrina è Martina Caretta. Ciao Martina. Ciao. Che è in diretta da mercoledì sera. Cioè, sì, alla fine sono io l'ospite, perché sono è la prima volta che partecipo a queste dirette. Pina c'è già stato, Poeta c'è da 12 giorni, Martina da 25, quindi praticamente sono io l'ospite. Saluto anche Fabrizio Pinna, che ho già citato. Ciao Fabri. Ciao Ale, ciao a tutti. E poi è sempre un piacere stare qua, dai. E poi c'è la vera special guest della serata, un grandissimo ex giocatore che abbiamo già avuto modo di conoscere durante le nostre dirette su Instagram nel periodo pandemico, Marco Mordente. Ciao Marco. Ciao ragazzi, pensavo di presentarsi come lo zio, perché c'era la famiglia, la madrina, c'era il giocatore, c'è anche lo zio, vabbè, lo zio. No, assolutamente. Ciao Marco, come stai? Partiamo da questo. Sto bene ragazzi, voi come state? Sono un po' rincoglionito, ma adesso mi riprendo piano piano. Abbiamo tempo. Bene, bene, dai, stiamo bene. È appena finita adesso la seconda finale. La seconda semifinale, scusate, di queste Final Eight di Coppa Italia. Ha vinto incredibilmente, non è spoiler, tanto è finita, la VL Pesaro. Cosa c'è Peppe, dimmi. I miei pronostici di ieri erano no contest Milano-Venezia, Pesaro che batte Brindisi, scusate, cioè, prego. Ma perché? Ma per la legge dei grandi numeri prima o poi qualcuno mi dice, lo stavo dicendo io Martina ti fava Pesaro, no. Super fan di Pesaro, no. Sì, sì, no. Sì, 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 sì. Ma no. Come Pesaro no. In Milano e domani l'ha sempre alle 7:30 che ti fava, tranquillo. L'ha sempre anche a Pesaro, no. Ci sono, vabbè, gli stipendi non sono come a Bologna, basta, però dai, basta. No, non possiamo puntare nessuno a Pesaro. Ah, boh, dai, però. Alla fine c'è Carlitos che comunque 2 lire le ha messe via nel corso della sua carriera. Va bene, va bene. Allora, prima di parlare di questa semifinale, ovvero appunto della vittoria di Pesaro su Brindisi, dobbiamo parlare della super vittoria di Milano contro Venezia. Marti, partiamo da te. Non c'è praticamente mai stata partita, cioè c'è stata per un tempo, lo stesso Walter De Raffaele ha detto speravamo di rimanere in partita per più minuti, alla fine al 25esimo la partita era morta e l'ultimo quarto è stato puro garbage time. Vabbè, Milano strepitosa, vabbè, Rodriguez ragazzi, Rodriguez lo conosciamo, però sinceramente io il migliore in campo lo considero Heinz. Per i blocchi c'è il classico giocatore che fa lavoro scuro, però blocchi, giochi a due con Rodriguez, mi è piaciuto un sacco. Sì, è un giovane di prospettiva, sicuramente Kyle Hines. è un ragazzo che può arrivare. Secondo me può fare una buona carriera, sì, alla fine ce la può fare. Può vincere anche un Eurolega, magari, per sbaglio. MVP io dico Heinz, poi da Tome secondo me partita perfetta a livello di scelte, sicuramente, allora, secondo me Heinz è stato quello che ha dato il primo colpo, poi Rodriguez è andato e li ha stesi, però ripeto MVP Heinz secondo me oggi. Fabri, Messina, beh, dopo la partita era chiaramente contento della vittoria, poco da dire, vinto di 25-30, quanto è finita alla fine, però ho detto una cosa secondo me interessante, noi siamo una squadra esperta, nonostante questo all'inizio siamo partiti un po' a contratti, che è strano perché se sei una squadra esperta in una semifinale di una diciamo competizione a gare secche dovresti essere pronto, eppure quella veramente pronta era Venezia, poi alla lunga la fisicità, il roster eccetera ha fatto la differenza. E ha sottolineato che ha fatto giustamente la differenza la difesa che in quel momento lì li ha tenuti a galla.
Ma secondo me un po' mi rilego a quello che avevo detto, cioè che appunto vi avevo chiesto anche in live l'altro giorno. Secondo me il fatto che Venezia abbia giocato una partita vera contro Bologna almeno inizialmente ha influito, perché Milano ha giocato quella partita contro Reggio che è finita subito, arrivava dalla sosta, quindi magari un confronto vero ancora non lo reggeva, quindi l'impatto è stato abbastanza traumatico, diciamo. Poi alla lunga la lunghezza del roster e la forza di Milano hanno sicuramente prevalso. Tra l'altro stiamo vedendo appunto gli highlights del match quando ancora Venezia era in gioco, in gara, ma il più 31 è abbastanza emblematico anche sulla differenza tra Milano e le altre squadre del campionato. Non so se siete d'accordo, dato che l'ha fatto contro Venezia e non con una squadra con 6 giocatori come Reggio. Vabbè Peppe, domani, cioè, dato che sei il mago dei pronostici, domani vince facile Pesaro, no? No, ancora no contest, ragazzi. No, in questo momento me l'aspettavo una partita del genere, semplicemente perché... Ma così tanto no contest? Sì, perché secondo me le energie mentali e fisiche che aveva spesso Venezia non erano replicabili a distanza di così poco tempo, soprattutto quelle che non aveva spesso Milano. E le ha potute mettere all'interno di una gara che si è chiusa dopo 20 minuti e anche come è stata preparata, anche il fatto che, ripeto, i punti di forza di Venezia, non so, il post basso di Watt e le uscite dai blocchi di Bramo sono situazioni su cui Milano può facilmente trovare delle contromisure. Con il miglior difensore che c'è in Europa, forse Kyle Lines, in difesa sul post basso, con ottimi difensori sugli esterni, come possono essere Shields, come possono essere altri giocatori. E infatti Bramos ha fatto più fatica, Watt è stato un fattore solo per 15 minuti, e così come in difesa sul pick and roll poteva soffrire, in quanto avesse un solo 5 vero, che è Watt, che non è neanche poi così dinamico in difesa sul pick and roll, e così è stato. Marco, tu sei stato per anni un simbolo, una bandiera di Milano, ahimè me lo ricordo, però voi non siete mai riusciti a vincere, è oggettivo, nonostante voi foste una squadra veramente forte, comunque c'era una Siena fortissima, poi sappiamo tutto quello che è successo. Dopodiché c'è stata, diciamo, l'Olimpia di Ale Gentile, non solo lui naturalmente, perché ci sono stati tanti altri grandi campioni, e questa è una nuova Olimpia. Probabilmente, secondo me, anzi senza probabilmente, secondo me questa è l'Olimpia più forte dell'era Armani. Ti faccio già questa domanda: è secondo te l'Olimpia più forte dell'era Armani, quella di quest'anno? È l'Olimpia più forte perché a mio modo di vedere ha un grandissimo gruppo, si vede che comunque sia c'è un'alchimia, chiamala come vuoi, che li rende unici. Stanno sempre, si vede che stanno bene insieme, giocano bene insieme. Ci sono stati dei momenti di tensione, ma sono sempre riusciti a gestirli nel migliore dei modi, così come momenti di difficoltà. E ci sono comunque sia dei giocatori esperti che hanno vinto a livello europeo. Quindi, sì, soprattutto il Kyle Hines che dicevamo prima, quel ragazzino lì. Quel Hines, Datome e Rodriguez sono tre giocatori dove puoi fare affidamento nei momenti importanti della partita, ma anche della stagione. E questo, secondo me, gli dà una consapevolezza completamente diversa. E infatti, i risultati che stanno ottenendo in Eurolega, in campionato e diciamo anche in Coppa Italia lo dimostrano. Domani anche per te, Marco, no contest. Sì, assolutamente. Cioè, come fa a essere? Pesaro ha vinto la sua Coppa Italia arrivando in finale. Ha stravinto la sua Coppa Italia arrivando in finale. Ricordiamoci che comunque Pesaro arrivava da 5 anni dove si salvava all'ultima giornata, non sempre per merito suo. L'anno scorso era, diciamo, retrocessa, perché poi dopo il campionato era interrotto, ma ha fatto una vittoria per sbaglio in tutto il campionato. E adesso è Pesaro. Negli ultimi anni si è salvata perché andava a vincere a Milano. Vinceva una partita a Milano, e poi quella che salvava. Io non l'ho detto,
No, vabbè, io lo posso dire perché siccome con Caserta abbiamo giocato l'ultima partita a Pesaro e siamo retrocessi, quella, probabilmente anche quella Pesaro lì era riuscita a vincere, ha fatto la, la partita della vita a Milano. Però era, non mi ricordo, era l'anno che aveva vinto sia con Milano che con Venezia? Era no, quell'anno lì? No. Non lo so, però so che di solito in questi ultimi anni c'è Pesaro che ne porta a casa una a Milano e quei due punti lì poi gli permettono di rimanere su. Fanno... Vabbè, però per dire, a parte questo, Pesaro ha fatto già un grandissimo risultato arrivare alle Final Eight, e ha fatto un grandissimo risultato vincere il primo turno, il secondo turno e a giocare domani la finale. Saranno tutte cose, tutte sensazioni che gli faranno vivere il proseguo della stagione ancora meglio. Probabilmente ci sarà un contraccolpo dal punto di vista delle energie, perché hai giocato tre partite così ravvicinate e poi bisogna vedere quando inizia il campionato come ti approcci alle prossime sfide. Marco ci scrive arca trattino basso M mordente con il cuscino ancora attaccato alla faccia, con calma. C'ha ragione, cioè... abbiamo già detto, sì c'ha ragione, calma. Ma infatti vedi, sto bevendo anche per cercare di riprendermi, ma è difficile. Niente. Peppe, tu tutto bene? Hai dormito oggi pomeriggio? No, hai fatto perfetto, doppio, quindi... Perfetto, la pennichella sempre. Ah, sempre, stile sempre. Di vita, stile di vita, 45 minuti di qualità per rigenerarsi sempre. Ma dormi invece... 45 minuti? Sì, 45 un'ora. Faccio 2:30, 3:30. Ma come fai? Io mi sveglio rincoglionito, è peggio, io non ce la faccio. No, 45 minuti poi alle 3:30 al mate... due fette biscottate, burro d'arachidi e marmellata di fighe, vado a fare la mente. Marmellata di fichi e... Ho capito male, scusa. Sei imbecille. Marmellata di fighi e due noci, due mandorle, vediamo. Il mate cos'è? Il mate è un tè argentino che non è filtrato per nulla, è un'erba che si mette in un bicchierino particolare, che è una specie di caffè, c'è della caffeina dentro. Ma questa te l'ha passato Cerella o l'hai scoperto con anche Cerella, anche Cerella. Sono molto amico in tanti anni con tanti argentini, quindi è un'abitudine che mi sono portato una volta al giorno con loro. È una cosa che loro fanno paracompartire, come dicono tra di loro, da dividere, da mettere in mezzo. Stavo dicendo in spagnolo. Però. Lascia stare. Lascia stare lo spagnolo. Quando uno è poliglotta è un attimo che fa fatica a le lingue tra gli idiomi. Ma Marti, abbiamo parlato di argentini, giustamente Peppe mi ha fatto un assist, l'unico penso della sua carriera. Non scherziamo. Tra l'altro Peppe è stato il miglior assist man di gennaio, per dire quanto è alto il livello della Serie A italiana. Argentini, Carlos Delfino, oggi ha fatto il suo, ha iniziato male, 0-5 da 3 punti, poi ha messo due bombe che hanno portato Pesaro a più 17. Marco, di che anno sei tu? 79, lui è 81 mi sa, vero? 2. Vabbè, lui è quasi coetaneo di Marco. Marco sta dormendo e invece Carlos è lì a sparare a tre punti. Cosa ne pensi di questo giocatore fenomenale? Ragazzi, comunque ieri è stato importante. È un giocatore che nel momento in cui c'è da ribaltare la situazione si fa sentire in un modo o nell'altro. Secondo me oggi la fotografia della partita, cioè un momento importante, è stato inizio terzo quarto, quando ha rinunciato a un tiro da tre, l'ha scaricata in angolo con tripla realizzata, tambone. È un sacco. Comunque oggi anche giocatori importanti, punti importanti dei giocatori della panchina, tambone, Robinson fenomenale sia ieri che oggi, partitoni. Mi piace un sacco Delfino. Invece tu sei tifosa di Pesaro, lo sappiamo chiaramente. Però giusto, l'hai detto la prima mercoledì, l'hai detto che ti favi Pesaro. Allora ho sentito male la connessione. C'era Manelli che c'era una connessione. Che prima Bologna, poi Brindisi, adesso Pesaro. Vediamo. Ho sempre detto
Bologna, prima vabbè. Prima o poi ce la facciamo, vai. Ma domani sei tifosissima di Milano invece. Aspetta, no, te lo dice alle 7:30. Fabri, invece, sì. Per quanto riguarda Brindisi, dato che Martina non la tifa, per quanto riguarda Brindisi è una buonissima squadra che però gli mancava il giocatore più forte, senza ombra di dubbio, secondo me tra i primi 3-4 del campionato, tolti quelli di Milano che fanno un campionato a parte, lo sappiamo, ma se vai a prendere, diciamo, i giocatori che appartengono alle altre squadre, io D'Angelo Harrison lo metto sul podio, o comunque se non va sul podio giù di lì, però mancava D'Angelo Harrison e comunque provi a far giocare Udon, provi a far giocare Visconti, provi a far giocare Gaspardo da ala piccola, insomma ne provi tante, però se ti manca quello che ti fa i canestri decisivi, che ti fa i canestri importanti, l'abbiamo visto all'ultimo possesso, Ricky Visconti, sicuramente un prospetto molto importante per il nostro basket, prende, va dritto, si sbatte contro Filipovic e muore. Se avesse avuto palla D'Angelo Harrison, probabilmente certo. Sarebbe venuto fuori qualcos'altro. Beh, innanzitutto devo dire che sicuramente aumenta, da Sassarese aumenta ancora di più il rammarico per la sconfitta di ieri. Ho visto anche in sovrappressione poco fa le immagini della partita di ieri, e per come ha giocato Brindisi devo dire che aumenta ancora di più il rammarico, perché Sassari poteva tranquillamente arrivare in finale. È stata sfortunata Brindisi, perché dopo un girone d'andata incredibile, non ci siete arrivati, no? Ma finale Milano-Sassari, la classica finale. Sì, domani vinciamo con tripla di tabella di Milan. Pensavo di Jack De Vecchi col crociato rotto. No. Ah, niente. No, comunque, diciamo che Brindisi è stata sfortunata, perché presentarsi alle Final Eight con Willis a mezzo servizio, senza Harrison, dopo un giro d'andata del genere, dopo aver vinto anche contro Milano, aver rischiato anche di chiudere al primo posto, perché ricordiamo che Cremona e Brindisi è stata anche prima, mi pare, dopo la vittoria contro Milano, poi è iniziata un po' la crisi. È stata abbastanza sfortunata, però questo è il basket, che devo dire. Assolutamente niente. Sono contentissimo per Pesaro, perché ieri hanno giocato bene, hanno sfruttato la giornata di Sassari e si ritrovano lì in finale. Anch'io prevedo che sarà una finale senza storia, però chapeau. Sì, è un po' un peccato, onestamente, perché insomma, volevo rispondere, scusate, se ti interrompo, a un tifoso di Cremona che era qua presente in live ieri, tal Michele Manzini, il miglior che ancora mi ricorda la tripla di Cazzolatto, però nel frattempo, sai, vivono i ricordi, dai. Cosa vuoi dire? Noi Marco, vinciamo in Europa. Marco, se hai bisogno di un'igiene dentale gratuita, ti devi fare un po' di... devi farti una trasferta, perché devi andare fino a Cremona, però ogni tanto lavora anche a Verona, tu sei lì a Treviso, secondo me è gratis, buttalo via. Peppe c'è stato, com'è? Super, Michi. Michi mi ha detto che hai dei denti fantastici, cioè proprio... No, è proprio mi ha detto, cioè, si vede che ne ha buttati dentro tanti negli anni. hai avuto dei dentisti bravi nel corso della tua vita, assolutamente. Stavo dicendo, è un po' un peccato il fatto che domani non avremo una partita, cioè adesso io me lo auguro, per amor del cielo, però Pesaro che gioca due partite di fila con Carlos Delfino che ha 40 anni, con comunque quei 7-8 giocatori contro una squadra che ne ha 12, domani potrebbe mettere Tarceschi, per esempio, che non ha ancora giocato, potrebbe mettere Mitson, per dire, cioè nel senso tutta gente che non ha giocato e che potrebbe potenzialmente giocare. È un peccato che non ci sia una finale. Però, chi lo sa? Cioè, tipo Peppe Poeta l'ha vinta. Tu sai che fine ha fatto Vander Blue? Marco l'ha vinta ancora più particolare della mia. Marco l'ha vinta ancora meglio della mia. Vabbè, infatti, lo stavo dicendo prima. Lo stavo dicendo prima a Marco. L'abbiamo invitato perché ha vinto poco più di te nel corso della sua carriera, nonostante abbia giocato per tanti anni a Milano, a Treviso. Ha vinto così un campionato, una Coppa Italia. Una scudetta. È una supercoppa. Sì. Ma che fine ha fatto Van der Blue invece? Dove si trova adesso? Un'altra domanda. Ha smesso, penso. Penso, non scherzo, penso abbia smesso. Sì.
Sì, no comment per quell'anno lì, ragazzi, veramente, un cinema, potrei scrivere un libro e fare una serie TV, ma tipo quelle lì, Breaking Bad, 8 serie potrei fare. Quelle fatte proprio bene. Follie su follie. Avevamo lasciato in tribuna, prima di quella Coppa Italia, l'MVP del campionato, che era Lamar Patterson, per mettere dentro quello scappato di casa di Hunter Blue, che poi ha fatto anche 2-3 partite buone, però dopo... è stato impresentabile, tagliato dopo 2 mesi, ha smesso di giocare. Dopo la vostra esperienza ha smesso di giocare? Smesso. Ma quando è arrivato il giudice a sequestrare le coppe, non ha trovato neanche le coppe perché le avevano fatte sparire? Ma veramente questa è la ciliegina sulla torta, perché veramente ce ne sono state quotidianamente almeno un paio, ce n'erano, almeno. Però... un giorno faremo una puntata a parte per dire l'anno di Torino 2018-2017-2018. Tra l'altro quell'anno lì c'era Carlos, giusto? C'era Delfino. No, quello dopo ancora. Era quello dopo, era quello dopo. Sì, no? Carlos era il 18-19 quando poi sono retrocessi, diciamo, con la penalizzazione. E 2 anni folli, perché il primo era partito incredibilmente, un progetto incredibile, Fiat, tutto, banchi, allenatore, 10 vittorie nelle prime 12 partite di campionato, antagonista di Milano, primi in Eurocup, una presidenza alquanto particolare, con entourage alquanto particolare, Luca giustamente si è dimesso, e da lì è incominciato... un po' una rumba pazzesca, un po' un cinema, con giocatori cambiati ogni settimana a seconda dell'umore di qualcuno la domenica, poi per poi tutto finire in stipendi non pagati, appartamenti con luce staccata e via discorrendo. Quindi c'è stato questo battito di ali della Coppa Italia. Poi... che poi, tipo, dalla Coppa Italia a fine stagione avete vinto 1 o 2 partite. Cioè, avete... 3, però, sì. Una era a tavolino perché gli avversari non sono presentati. Quindi, no. Comunque, posso dire una cosa? Scusate, volevo dire una cosa, Alessandro. Ma continui a sottolineare i quarantenni. Vai. Che tifi Cantù, ma che cazzo vuoi? Antonello Riva ha giocato fino a 52 anni, avete fatto giocare Marzorati, così ha fatto il record dei de 3 decenni, e rompi le scatole a Delfino che è un 82. Ma con tutto il rispetto, non calpestare almeno la tua storia, cioè il bomber. Forse ci sono quelli che stanno facendo anche la differenza, quindi... Ma pensa un po', io non lo so. Aspetta, io volevo... per il fisico che ha oggi Antonello Riva, secondo me 5 minuti in Serie A li tiene, è meglio di alcuni alcuni italiani che giocano oggi in Serie A. Ma stai parlando del bomber, però, stai parlando di uno dei più grandi di tutti i tempi, Sì, ma io porto rispetto a tutti, figo, Carlo Steffi, sta solo dicendo che, insomma, gente come Peppe Poeta, che ha 55 anni, fa ancora 30 punti... Insomma, sono un po' più contento quando ne fa 25 Gabriele Procida, per il bene del basket italiano. Sempre Canturino, però, è quella la tua mentalità, dove sbagli, anziché allargare, cerchi sempre di rimanere lì. Sono provinciale, c'ho questo problema. No, sei paesano, nei commenti ti dicono che sei riprovato per la sconfitta della Juve, e da juventino ti dico, ti posso capire, però dai, c'è andata bene, il Milan ha perso. Dico la verità, non è stata neanche una bruttissima partita, abbiamo creato tanto, non ha fatto un tiro, peccato, però ci può stare. Io quest'anno sono molto zen, in quanto un anno particolare, un anno dove stiamo ricostruendo, di transizione, nuovo allenatore, tanti giovani, tanti che mi piacciono, giovani, un anno di transizione, ci può sempre vincere, bisogna anche costruire per vincere. Ma ce l'avevate anche gli altri anni, i giovani, solo che non li facevate giocare, diverso. Quest'anno li avete bruciati. Quest'anno di più, Kulusevski, Chiesa, Arthur, McKinney, De Ligt, Demirel, sono almeno 6-7 giovani buoni che giocano spesso. Bentancur, Marti, invece tu che squadra tifi a livello calcistico, se segui il calcio, perché magari sei solo come Manzini, uguale, ma che sono perfetti comunque, cioè sono proprio la coppia ideale. Oggi un altro, ok, ma
Com'è lo stipendio di un dentista, Peppe, tu che sei sponsor di Martina? Ma io direi che ci si può ragionare. Vabbè, possiamo è lo stipendio. Possiamo andare pure un gradino più alto, però vabbè. Però Michi, quindi va bene. Però, secondo me è lo stipendio di un dodicesimo a Bologna. Undicesimo a Bologna. No, secondo me vai giù, vai sotto. Sì? Mi auguro per Michi di no, però... Oggi l'undicesimo in Bologna potrebbe essere a basso, forse, in questo momento, quindi in effetti hai ragione. Vabbè, parlando di cose serie. Parlando di... Martino, non ti arrabbiare. No, ma voglio parlare di stipendi, sta roba qua, non ci interessa. No, hai ragione. Lo so, abbiamo visto... hanno sempre ragione. Abbiamo visto... ho dei dati per Peppe. Conduci tu. Vai. Perfetto, ho paura. Ho una domanda. No, una domanda seria. Vai. Allora, vorrei sapere quale tra i seguenti episodi che tra poco ti dirò è quello che hai proprio più impresso, quello che ti ha segnato di più. Allora, 51 punti in B con Veroli, 26 punti penultima di campionato contro Bologna, 13 punti nella partita di salvezza contro Montegranaro. Era piccolissimo. 2007 esordio in nazionale a Bari, come dicevamo la volta scorsa. 2014 13 punti nell'ultimo quarto di Coppa del Re. 2018 vittoria Coppa Italia con Torino contro Sacchetti. Oppure la settimana scorsa, come ben sappiamo, 30 punti e 36 di valutazione. Mi sono perso. No, se devo scegliere una partita su tutte, scelgo la finale di Coppa Italia, perché poi altro che il trofeo, l'unica cosa che ho vinto in carriera almeno, quindi senza dubbio se devo scegliere una partita. Hai aspettato 36 anni per fare quella roba lì? No, quello però poi capita, perché poi una volta fai 28, una volta fai 27, una volta fai 29, domenica scorsa abbiamo pure perso, quindi conta meno di zero. Poi sì, l'esordio nazionale è stato particolarmente emozionante per me, che non avevo mai fatto nessuna presenza nazionale giovanile, e quindi è stato ancora di più un coronamento di un sogno, motivo d'orgoglio e tutto. Quindi sceglierei due in assoluto, quei due momenti lì. Come terzo mettiamo la partita di 51 punti, perché mi hanno incominciato a vedere, ero piccolo, avevo 18 anni, B1. Non avevo una grande visibilità, ripeto, non ero nelle nazionali giovanili, nessuno si aspettava che arrivassi in Serie A, e mi ha messo un po' gli occhi addosso di qualcuno, i riflettori puntati, quella partita lì. Quindi questi tre, diciamo, dai, ho fatto pure una classifica. Caporelli ha scritto che se avessi detto 51 a Veroli ti avrebbero fatto sindaco a Veroli. Sì, l'abbiamo messa in classifica. Assolutamente. Il buon Domenico Vitiello quota un cagotto di Rodriguez, uno scaglieggiamento di Schizzi, riscaldamento. Naturalmente non ci auguriamo nulla di tutto ciò. E neanche basta, esatto, lo stavo per dire. E comunque alla fine andrà per Milano. Domanda seria ogni tanto, da Fede Gaibo, il nostro Federico Gaibotti. Su Justin Robinson chiede se un giocatore, lo chiedo a Marco e a Peppe, visto che sono stati giocatori, l'aveva chiesto anche prima Fabrizio a Marco fuori onda. Justin Robinson sta facendo benissimo a Pesaro, anche questa sera ha fatto la differenza, con probabilmente uno dei canestri più belli della serata, con quella triple in step back. Secondo voi può giocare a un livello più alto, vista la sua taglia fisica, visto che è comunque 1,73 m per 75 kg? Peppe? Tu che ci hai giocato contro? Ma per me, dico la verità, oggi come oggi a pallacanestro ad altissimo livello, e parlo di Eurolega, farebbe fatica a giocarla, perché è troppo importante la taglia fisica per combattere i blocchi, per occupare spazio in difesa, creare in attacco in determinate situazioni. Invece per giocare a un livello più alto di Pesaro, magari anche un Eurocup, una Champions League, qualcosa del genere, lo può fare in dei contesti obiettivamente tanti giocatori, quelli non fenomenali, li esalta e dipendono molto dal contesto, e questo è un caso in cui dipende dal contesto. È normale, non è un giocatore che dove metti produce, è un giocatore con cui devi accoppiare,
giocatori fisici per giocare ad alto livello, è un giocatore che ha bisogno tanto della palla in mano, quindi ci deve accoppiare degli esterni che hanno meno bisogno della palla in mano, ci deve magari mettere un backup più fisico, perché per determinati accoppiamenti delle volte può andare in difficoltà, in determinati contesti può giocare ad un livello più alto, ecco. Marco, cosa ne pensi di Justin Robinson? Quoto tutto quello che ha detto Peppe, direi che in Eurolega assolutamente no, non può mai giocare con, in questo momento qui, in Eurolega di oggi. Se era 6 anni fa, 7 anni fa, forse avrebbe fatto qualche cosa, ma adesso non giochi mai a quel livello lì. Ma quindi mi stai dicendo che un Terrell McIntyre oggi non farebbe la carriera che ha fatto? Bravo, bella domanda. Ti dico che non la farebbe, no, perché non c'è un livello fisico notevolmente diverso, superiore, quindi farebbe fatica, molta, molta fatica. O perlomeno giocherebbe, ma non giocherebbe a quei livelli lì da fare una Final Four. Sì, sì. Io volevo un attimo, Ale, scusa. Vai, vai. Sì, vai Marco, continua Marco. No, credo che verrebbe attaccato costantemente in tutte le situazioni. E poi, come ha detto giustamente Beppe, ha detto una cosa secondo me fantastica: non occupa spazio, quindi non occupa spazio in difesa, non occupa spazio, e quel punto lì e giochi sempre con uno in meno, anche se lui era un giocatore che in difesa ci dava, ma nella Lega di oggi non ce la fa mai. Cioè Calates al Barcellona è alto 98. Sì, sì, la verità. E poi il rischio è che tutti questi giocatori si bloccano in G-League, si perdono e fanno tanto tempo della situazione che in un paio d'anni smettono di giocare, pur avendo un talento comunque di un certo livello, oppure giocano nella Pesaro di turno, non in Italia, ma magari in Lituania, ma magari in Russia o cose di questo tipo. Vai Fabri. No, io proprio collegandomi a Justin Robinson, non so se ne avete parlato ieri, di quel tecnico che gli è stato fischiato, che cosa ne pensate? Chiedo a Peppe e a Marco, che comunque hanno avuto a che fare cioè, in una partita del genere, per un semplice mani sulla testa, cosa ne pensate voi di quel fischio che è stato fatto? È chiaro che oggi col seno di poi a bocce ferme ti direi non va fischiato mai nella vita. C'è anche da dire che poi anche gli arbitri hanno l'emotività della partita, una partita che stava diventando nervosa, che stava prendendo una piega pesante, dove c'erano tante proteste, c'era stato espulso Gianmarco, un po' di tecnici, un po' di situazioni particolari, quindi bisogna entrare anche nell'emotività della partita stessa da parte dell'arbitro. In quel contesto lì posso giustificare un arbitro, ecco, è un fischio che non farei, perché non devi gli arbitri devono essere quasi invisibili, non devono essere quasi mai protagonisti, però è anche vero che tendo io sempre a mettermi nei panni degli altri. In quel momento protestavano tutti, parlavano tutti, c'era una rumba in campo di importante, c'era tensione, gli è scappato un fischio un pochino oltre. Okay. Marco? Allora, capisco quello che ha detto Peppe, io non gioco, quindi dico la mia fino in fondo e dico che ha fatto una grande cazzata. Perché non puoi fischiare un fallo del genere nel momento in cui butti fuori il Poz, prima che il Poz prendesse tecnico, il Poz continuava a chiedere: posso parlare con un arbitro? Non è stato considerato, e lì la terra arbitrale deve cercare di gestire ognuno, ogni arbitro deve avere la forza di gestire se stesso, i propri pensieri, i giudizi e le emozioni, staccarti da quello che succede e continuare a essere l'arbitro, quindi non pensare se davanti hai Pozzecco o il nome o un grande nome, ma continuare a rimanere sulla partita come se fosse una partita normale. E lì invece gli è scappato via, ma gli è scappato via anche alla terna, è scappato via una serie di fischi che secondo me sono inspiegabili, nel senso che se pensiamo che anche loro possono sbagliare, assolutamente sì. Però poi a seno di poi, come si va a valutare il giocatore che si vede che ha fatto una partita mediocre, alla fine della partita c'è anche la terna che ha giocato la loro partita, che ha giocato la sua partita, e la terna ha giocato una partita mediocre. Soprattutto in quel momento lì devi riuscire a arbitrare senza fischietto, che è molto più difficile rispetto a quando hai il fischietto in bocca e ne fai chiami fallo. Devi riuscire a stabilire una relazione con ogni singolo giocatore, devi riuscire a stabilire una relazione con l'allenatore, devi riuscire a tenere
la tranquillità, la capacità di continuare a comunicare con tutti. Allora quel fischio lì non lo fai, allora quel fischio lì probabilmente non ci sarebbero stati neanche altri fischi, e probabilmente non ci sarebbe stato neanche il tecnico al Poz, perché quando ti diceva voglio parlare, vai lì e provi, perché ti sta dicendo posso parlare con qualcuno, e vai lì tranquillamente, aspetti un time out, una palla ferma. Sì, Marco ha detto una roba secondo me che vorrei sottolineare, una grandissima cosa, che è, ha detto, arbitrare senza fischietto, secondo me è una roba che andrebbe sottolineata tante volte e in cui andrebbe insegnata forse di più di quello che è la teoria o reale del fischio o la regola in sé per sé, perché tante volte gli arbitri migliori sono quelli che riescono a riportare la calma senza fare un fischio, confrontandosi, dando una spiegazione in più, facendo un occhiolino e avendo il polso della situazione senza fare un fischio. Deve avere la forza di andare lì e parlare con tutti, anche perché oggi gli arbitri si preparano la partita, oggi gli arbitri conoscono comunque sia i giocatori, hanno anche loro possibilità di vedere i video, di capire chi andranno a arbitrare, e sempre da questo punto di vista imparare molto dal calcio, che ha una notevolissima una preparazione notevolmente superiore rispetto, secondo me, a il mondo arbitrare della pallacanestro. Ma quindi, cioè, Marco, è solo una questione di, tra virgolette, allenamento? Cioè, è una questione di gestire se stessi, è una questione di consapevolezza del ruolo. Devi avere una consapevolezza del ruolo, di quello che fai. Sei un arbitro, non puoi permetterti che ti scappi un fischio. Se ti scappa un fischio te lo devi subito dimenticare, non devi fare un'altra cazzata. Che è quella che è la stessa cosa di quando noi giocavamo, che se tu sbagli un tiro non devi continuare a pensare al tiro prima, perché sennò fai 0-5, e io di 0-5 ne ho fatti una marea, e ne facevo anche per 4 partite consecutive, perché non riesci a dimenticare a quello che è successo prima. Allora, se io penso a Mike D'Antoni, Gallinari e Gigi D'Atome, riescono tutti a staccare dall'errore precedente e giocare il qui e ora, che è quello che deve fare anche un arbitro, giocare il qui e ora, il suo giocare è applicare il regolamento, cercando di rimanere al di fuori di quello che è stato la reazione di Pozzecco, la reazione di Poeta, la reazione di Mordento, la reazione del pubblico. E lì cosa fai? È un lavoro che fai su te stesso, quindi ti prepari e poi c'è comunque sia l'evento, e nell'evento cerchi di reagire nel migliore dei modi. Possiamo chiedere qua? Hanno fatto una domanda molto bella per Marco, cioè, vai. Le differenze della Serie A di oggi rispetto a quella in cui giocavi tu? È una pallacanestro dove a livello fisico si è alzata notevolmente la competizione e la selezione anche, dall'altra parte è sceso, se togliamo Milano e Bologna e Venezia che giocano una pallacanestro superiore. Poi le altre squadre non vanno a giocare sulla seconda, la terza opzione, e quindi spesso si fermano a palla tua, c'è un pick and roll centrale, quello che succede, succede. Invece anche, per dirti, nella Caserta che ha retrocesso, e quindi ti porto un esempio concreto in cui non è stato vincente, tra virgolette, perché abbiamo perso l'ultima e non siamo rimasti in Serie A, però nel girone di ritorno noi giocavamo una pallacanestro concreta, abbiamo vinto in casa contro Sassari, abbiamo provato a giocare alla pari con tante altre squadre, ma perché? Perché si giocava sulla seconda, la terza opzione, su ribaltare il lato, ribaltare la palla e andare avanti. Questa è una cosa che manca, secondo me, ed è per questo che alcune volte si resta anche un po' distanti. È vero che a tratti è più spettacolare, però poi è un po' priva di contenuto. Questo vuol dire prendere una squadra a settembre, sviluppare un gioco, sviluppare un processo. Attraverso questo processo ci deve essere un percorso di crescita che ti permette poi di arrivare a febbraio-marzo che hai costruito qualcosa di nuovo. Il momento è anche particolare, non dimentichiamoci che oggi la pallacanestro vive anche intanto cambia ogni 6-7 mesi, cambia il modo di giocare di tutte le squadre, ma poi credo che il Covid dell'anno scorso si faccia sentire sul livello poi tecnico, il tasso tecnico che c'è all'interno delle squadre. Perché? Perché c'è minor potenziale di acquisto, cioè potere di acquisto di andare a prendere giocatori che
che costano e che possono darti qualcosa in più. Però Marco, ieri Peppe insieme anche a Brian dicevano che per come oggi la Serie A è secondo loro la seconda lega, diciamo, nazionale più importante a livello europeo. Secondo te siamo tornati veramente, escludendo naturalmente la VTB League, dato che sono 4-5 nazioni messe insieme, ma alla fine tanto sono quelle, Spagna, Francia, Germania e Italia. Secondo me l'Italia è tornata a essere, come giustamente hanno detto Peppe e Brian, del, diciamo, al secondo posto, dietro la Spagna, che per il momento è irraggiungibile e secondo me lo sarà per i prossimi 5-7 anni, nonostante il Covid. Tu cosa ne pensi? Non sono d'accordo, non sono d'accordo perché quest'anno, avendo fatto tantissime partite di Coppa, mi sono ritrovato a commentare, a vedere partite di squadre tedesche che giocano molto bene, di squadre... vabbè, le spagnole sì, dico tedesche, dico alcune... Sì, poi credo ci inserirei l'Italia, ecco, al terzo o quarto posto. Alcune squadre francesi, per esempio il Boulogne, gioca una pallacanestro molto molto concreta. È una pallacanestro anche bella da vedere, ha delle individualità, però poi riesce comunque sia a sviluppare anche qualcosa di nuovo. Infatti dimostra, lo dimostrano poi i risultati. Quindi è cresciuto il basket francese, è cresciuto da tanti anni il basket tedesco, e non dimentichiamoci anche il basket russo, perché alla fine è vero che hanno altri tipi di budget. Quindi probabilmente, ecco, se posso permettermi, rispetto a quello che hanno detto Peppe e Brian, col mio punto di vista lo metterei in Italia un pelino più basso. Io sì, ci può stare il tuo ragionamento, Marcus, però secondo me oggi Francia e Germania non hanno né Milano e Bologna, nessuno di entrambe, e che ti alzano comunque tanto il livello del campionato. E io non so se oggi la terza squadra francese, che oggi faccio fatica perché Asvel e Boulogne, la terza faccio fatica a trovarla. Monaco, giusto, è meglio e peggio di Venezia, di Sassari. Non lo so, io sicuramente le prime due, secondo me Milano e Virtus Bologna, sono meglio delle prime due francesi, e sicuramente dalla seconda in poi tedesca, perché secondo me sia Milano che Bologna sono meglio dell'Alba Berlino. Possiamo parlare del Bayern Monaco, perché Trinchieri sta facendo un lavoro eccellente, però come budget, come squadra, come roster, oggi secondo me sono indietro, se noi parliamo di eccellenze. Poi, tu mi dici, sono cresciute entrambi i campionati, sono d'accordo, il Bologna sono d'accordo con te, c'è una bella pallacanestro, sono fisici, sono tanti, Monaco uguale, e anche in Germania ho visto la squadra di Lakovic che gioca una bella pallacanestro, ho visto tante squadre che giocano una bella pallacanestro. Però secondo me, se poi andiamo a stringere un pochino, oggi come oggi, secondo me proprio già a livello di budget, se vogliamo parlare di budget, siamo secondo me la seconda. Poi come dici tu, ci possiamo passare la terza, la quarta, possiamo andare perché poi sono d'accordo con te che oltre le prime 3-4 squadre non si gioca una pallacanestro eccelsa, con poche opzioni, con molto atletismo, con ecco, grazie a Milano e Bologna che stanno facendo da traino, alla solidità di Venezia e di Sassari, il livello si è alzato rispetto a 4-5 anni fa, dove vedevamo una finale, nessuno me ne voglia, contro Reggio Emilia-Sassari, però in quel momento era secondo me il momento più basso del basket italiano. Beh, esatto, quello però è stato veramente un periodo buio, secondo me, della basket italiana. Dico, cioè oggi vuoi o non vuoi, vedi da Tom e Beninelli, Ciacio Rodriguez, Teodosic, due squadre solide che programmano e fanno bene da ormai 5-6 anni, come Sassari e Venezia, delle sorprese come Brindisi o qualcun altro. Oggi come oggi il livello rispetto a 4-5 anni fa un po' si è alzato, ecco, questo io penso che è agli occhi di tutti. Io aggiungerei solo una cosa rispetto a quello che hai detto tu, sono d'accordo, quando io dico il livello della pallacanestro io parlo soprattutto di contenuti tecnici, e quindi no. Vedere squadre tedesche, vedere squadre spagnole, vedere squadre lituane, per quello che vanno a mettere sul campo. Allora quello rimango affascinato, perché se prendo la Virtus, come dici tu, o prendo Milano, è vero, hanno dei giocatori che dico, io 2 settimane fa sono andato a vedere Treviso-Milano,
e mi è tornata voglia di giocare. Perché? Perché ho visto Rodriguez che faceva canestro, esatto. E dico, cazzo, che figata, ma adesso torno in campo anch'io. Poi ho detto, vabbè, lascia stare, va. Però quando vedi i nomi, questi giocatori di talento, sì, ogni tanto vorrei vedere dei contenuti tecnici diversi. Che come si costruiscono? Si costruiscono con il lavoro in palestra, si costruiscono nel provare, sbagliare e riprovare. È normale che se sono un allenatore e alla quarta partita mi cacciano, è difficile che io possa introdurre dei contenuti tecnici. Però se io la studio la pallacanestro, provo a portare qualcosa di nuovo. Ecco, questo aspetto qui nelle squadre di meno, sì, squadre se vedi più studiosi del gioco e più innovazione dall'altra parte. Sì, esatto. Cioè, vedi una squadra, io vedo il Barcellona, non rimango impressionato per il roster, io rimango impressionato per come questi giocano, come per gioca. Quale opzione vanno a prendere nell'ultimo possesso dell'ultimo di come esecuzione, il blocco, il timing, boom, come vanno a fare questo. Un blocco, assolutamente sono d'accordo con te su quel punto di vista. Marti, però chiedo a te, no? Giustamente Peppe e Marco hanno detto una cosa tutte cose sacrosante, però c'è un tema. Adesso prendo un esempio, tanto ieri c'era Brian, possiamo parlare di suo papà. Meo Sacchetti, ex Cremona, quest'estate firma la Fortitudo Bologna, gran colpo per la Fortitudo Bologna. Inizia malissimo, poi io non so, non sono in spogliatoio, Peppe saprà tutto, perché appunto Peppe sa tutto della Serie A, della Serie A italiana. Sicuramente qualcosa non andava all'interno dello spogliatoio, ma non arrivavano i risultati, cioè quando esonerano Meo Sacchetti era ultimo con una sola vittoria, mi sembra, o due vittorie, comunque una roba del genere. Una. Il tema è quello che dice Marco, giusto, il tema è che se tu provi a fare delle, diciamo, del basket, provi a portare dei contenuti tecnici diversi, poi però non vinci, non ottieni risultati e non riesci a creare un progetto e una strada. È un po' anche quello il limite. No, sicuramente. Ma aspetta, vorrei anche giocare. No, ok. Ha scritto Bagnani? Era il messaggio di Barca. No, stavo vedendo che niente, avevo letto una roba. Vai, quindi il non avere non poter dare continuità a un progetto è un problema. No, sicuramente questo sì, però cioè, non so che dirti, guarda. Ma vabbè, Peppe, devo farti una domanda, dato che me lo chiedono anche su WhatsApp. Ieri tu a un certo punto hai detto a Martina, è una domanda molto seria, perché abbiamo parlato di cose troppo serie, non me l'aspettavo, però, cioè, nel senso, me l'aspettavo perché ho chiamato Marco e sapevo che Marco ci avrebbe portato a parlare di tematiche serie, e quindi no, posso cambiare, a me non piace questa cosa, mi avete dato del vecchio, adesso mi date anche del serioso, tra un po' mi dite buonanotte, vai a bere la camomilla, vai a letto. Poi no. Cosa mi devo dire? Deve scacciafighe, cosa manca poi? Porta sfiga, e poi col cazzo che mi vedete voi. No, però ieri a un certo punto hai detto a Martina, se dico chi ti ha detto questa cosa, viene fuori un casino in sta chat. No, sono passate 24 ore, abbiamo metabolizzato. No, era una battuta, ho sbagliato. Ho sbagliato. Cosa vuol dire sbagliato? Avevo capito male. Quindi non si può sapere. Niente. Dice qua. Marti, altri aneddoti su Peppe? No. Vabbè, allora, aspetta. Salviamoci in corner, dato che poi Marco ha iniziato a odiarci. No, andare a letto più che altro, perché... 5 minuti ancora. No. Marco è rock and roll, ragazzi. Marco spingeva, adesso un po' meno, giustamente. Adesso si sveglia alle 7 del mattino, ma prima era spingeva. Bravo. Ieri Peppe ci ha raccontato che quando giocava a Teramo si faceva 6 ore di macchina avanti e indietro, andava all'Hollywood, alla Ibiza, a Corso Como, e si è bevuto qualsiasi cosa bevibile. No, detto che lo facevo sicuro, facevo Teramo o Milano, ma... Ah, l'ha detto Martina che bevevi sempre, quello che sempre in controllo. Ah, ok. com'era il tuo ritmo post partita quando giocavi? La domenica sera com'era? Sta parlando con te, Marco, Mordi. Con me? Sì. Com'è? Sto dormendo io. Allora, dipende, quale fase della mia vita vuoi avere? A 23 anni? No, a 24, quando ero
A Reggio Emilia ero come Pep, era un pendolare, cioè praticamente la macchina era già calda, e viaggiava in automatico l'autopilota e andava a Milano, portava a Milano il mercoledì sera, che c'erano delle serate molto interessanti che tu da canturino neanche sai che non cazzo sono, esatto, cioè, perché vabbè, là sono all'unico lì, vanno a mangiare l'unico, lo spazio, bravo. No, scherzo, comunque a 24 anni, quando c'è energia, sei carico, eravamo io e Mauro Sartori, che il mercoledì era serata fissa a Milano, perché giovedì mattina era libero e quindi si faceva serata, domenica si faceva serata a Milano. Poi dopo, devo essere sincero, sono arrivato a Treviso e a Treviso mi hanno detto: guarda che qua si gioca ogni 3 giorni per vincere, quindi vedi un po' di evitare le uscite. Si usciva raramente, quando uscivi tutto il club sapeva quello che avevi fatto, cosa avevi bevuto, a cosa eri rientrato, e quindi perdeva un po', non c'era gusto, perché comunque uguale, io fino a 4 anni di Teramo, da 20 a 24, mercoledì Roma e domenica dopo la partita Milano, i 4 della Virtus Bologna non si poteva sgarrare, perché a Bologna parlano tutti, la gente si può sgarrare uno ogni tanto, e poi dopo sono in Spagna. Poi sono andato a Milano, e Milano è sempre, io non sono mai uscito, non mi piaceva vivere Milano di notte, perché non mi interessava, quindi ho felicemente innamorato della mia compagna, che tuttora la mia compagna è moglie dei miei figli, non avevo bisogno, però io ho vissuto Milano da altri punti di vista, che voleva dire andare a vedere l'Inter di Mourinho quando giocava in Champions, andare a vedere una mostra, andare a vedere un quando vinceva, quindi l'Inter quando vinceva, quindi. Ah, vabbè, ok, io non sono non tifo nessuna squadra, quindi andavo a vedere l'Inter che mi interessava Mourinho, piuttosto che andare a vedere l'apertura di un museo in notturna, quindi andare agli eventi, ecco, questa era la parte di Milano che a me interessava, cioè creare comunque sia un network di persone che potessero parlare di altro e non di pallacanestro, certo, o di cocktail, certo, o di relazioni notturne, ecco. Sì. Marco, prima quando... scusami, a microfoni spenti mi hai detto una cosa vera, non lo so, cioè che tu sei arrivato a un livello altissimo... Pur che Paternico avendo... era un... che sei arrivato... che sei arrivato a livello altissimo pur non avendo la qualità, diciamo il talento di poeta e il fisico di poeta. Ora io era ubriaco prima. No, secondo me era ancora in quella fase che non si era svegliato. Però l'ha detto, Peppe. Tu cosa ne pensi? No, io cosa ne penso? Gran cagata. No, Peppe, cosa ne pensi? Cagata. Che è una gran cagata. Stava scherzando. Sicuro, sì. Ha fatto una carriera incredibile, aveva talento a fare tante piccole cose, magari non faceva mai il passaggio figo, ma faceva talento a fare tante piccole cose, solido, clutch, fisicamente è un difensore incredibile, quindi ci vuole fisico oltre che cuore, ma era comunque una guardia con una taglia importante, faceva canestro, quindi... Sta dicendo, siamo un ruolo diverso, è normale che se un tiratore esce dai blocchi come da lui faceva i palleggi e i tiri suoi, sembra che abbia meno talento, tra virgolette, che io che magari vado in penetrazione o gioco un pick and roll con alley-oop, però è un talento diverso, ecco. Tu Alessandro vuoi sapere quello che ho detto prima? Volevi sì, farmi ripetere quello che ho detto prima? Sì. Sì, io dico... No, volevo che me lo spiegassi più che altro, perché io non, no, okay, sono rimasto non un po' così. Non c'è capito un cazzo, vabbè. Allora, scherzo, basta, sennò già i canturini mi odiano, in verità io prendo in giro i canturini perché mi hanno sempre massacrato, ma io avrei voluto giocare una partita al Pianella sostenuto dai tifosi canturini, ma tutta la vita, cioè, avrei fatto anche qualche canestro in più. Io dico sempre che è vero, non avevo talento fisico e tecnico, voleva dire che io nasco da playmaker e poi mi fanno cambiare ruolo. Ero uno di sostanza e non uno spettacolare. Non avevo talento fisico e tecnico, ma ho puntato su altri tipi di talento, che voleva dire allenarmi più degli altri, cercare di studiare la pallacanestro, prevedere quello che potrebbero essere le mosse del mio avversario o le scelte della squadra. Aiutare, essere un uomo di squadra, non... al di fuori dello spogliatoio, perché non vivevo
non avevo le capacità, come diceva Pep, ad esempio, di costruire uno spogliatoio dentro al campo e fuori dal campo, ma queste cose qui ce le devi anche un po' avere. Io dal punto di vista relazionale ero molto più bravo a stabilire un rapporto con te perché eravamo in spogliatoio insieme, perché si condividevano dei momenti, poi uscito dal campo ero uno che era abbastanza per fatti suoi, sì, al massimo ti potevo portare a fare il go-kart, ecco, ma non ti portavo a far serata, quindi questo per dire che ha delle qualità di Peppe. Poi io, ritornando a me, ero uno che accettava di cambiare ruolo, accettava di sfidarsi il più possibile per migliorare, e ho sempre detto che il mio compagno o l'avversario per me erano degli stimoli per poter poi andare a sfidare me stesso tutti i giorni. Ma secondo me c'è quello che stai dicendo, Marco, c'è modo e modo di essere aggreganti e far gruppo. Io magari organizzo 3 cene, invito persone, cerco di creare, fuori dal campo. Marco lo faceva magari in un altro modo. Uno che riesce a stare in campo 10 minuti senza fare un tiro, come delle volte è successo a Marco, o cambiare 3 ruoli o marcare il miglior attaccante avversario, è un modo aggregante, è un modo di sacrificarsi per la squadra, è un modo aggregante di far gruppo in modo diverso, per fare un esempio semplice. Quindi è uno assolutamente... Poi secondo me ci sono quelle persone come Peppe, come me, che hanno la capacità di rimanere all'interno di un gruppo, riuscire a far emergere quelle che sono le necessità, e poi hanno la capacità di rielaborare, ok, e di trasmettere all'allenatore o alla società delle informazioni che possano aiutare il gruppo. Cosa vuol dire? Che se tu comunque sei all'interno di un gruppo e condividi determinate cose, devi saper scegliere quello che poi devi condividere con l'allenatore che può servirgli e quello invece che non deve assolutamente passare. Questo equilibrio te lo dà, secondo me, arriva dalle capacità tue, dal mondo che hai vissuto, quindi da una serie di esperienze, e anche dalla voglia anche di provare a fare sempre qualcosa per la squadra, perché io perlomeno dico sempre che per fortuna ho scelto uno sport di squadra, perché altrimenti non sarei arrivato ad alti livelli. Se avessi scelto la scherma, probabilmente non sarei mai arrivato a vestire la maglia nazionale. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare a dormire, se tranquillo. No, ma scherzo, vabbè. No, è una domanda ancora, se Peppe, tanto domani cosa devi fare, Peppe? Niente, no? Come al solito, niente. Come al solito. Domanda per Marco. Questi punti che hanno costruito la tua carriera, lavoro duro oltre allenamento, studio del gioco, capacità di anticipazione in campo, come li indottrineresti in un giovane? In un giovane del 2004? 2003. Bella domanda. In un mondo completamente diverso rispetto anche a... perché ce ne sono sempre di meno con quelle tipo di caratteristiche. Esatto, era quello che stavo dicendo. In un mondo completamente diverso rispetto a quello dove sei cresciuto tu, oggi ci sono oggettivamente molte più distrazioni, e poi anche probabilmente la propensione generazionale è diversa rispetto alla vostra. Che non significa che sia meglio o peggio. No, dico diverso, solo che è diverso. Assolutamente. Però io credo che i sogni siano sempre i sogni, quindi quando un ragazzino ha un sogno e vuole arrivare a diventare un professionista, è sempre un sogno e va rispettato, e quindi ha il valore assoluto, assolutamente uguale a quello che era il mio sogno. Io credo che ci sia oggi un modo di comunicare ai ragazzi che deve cambiare. Innanzitutto non gli direi mai: ah, ai miei tempi si faceva così, 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 perché anche a me dicevano: ai miei tempi io facevo così, così. Ho capito, ai tuoi tempi, ma oggi sono i miei tempi. Se vuoi riuscire a stabilire un canale di comunicazione con me, devi arrivare da me, non che io ragazzino vengo verso di te, perché io non ho la maturità da ragazzino di capire il tuo modo di comunicare. E poi c'è un tema della fiducia, cioè riuscire ad entrare nella fiducia del ragazzino. Io credo che Peppe ancora meglio di me possa spiegarlo, però quando tu hai Capobianco che ti dà fiducia, Fabrizio Trates che ti dà fiducia, Franco Marcelletti che nel mio caso mi dava fiducia, poi sei disposto anche a battere la testa contro questo muro per 100 volte se lui ti dice che tu devi farlo tutti i giorni per arrivare lì. Quindi la fiducia come la trovo? Non al supermercato e neanche su Amazon, ma devo costruirmelo. E diventa più difficile perché i tempi sono cambiati, e diventa più difficile per l'allenatore riuscire a entrare nei ragazzini, perché oggi i ragazzini
mentre ti parlano sono lì col telefono che scrivono su tre chat diverse, pensano a tre ragazzine diverse e hanno probabilmente delle insicurezze ancora più grandi rispetto a quelle che avevamo noi. Quindi devi riuscire a stabilire con lui quotidianamente qualche cosa da condividere, che può essere un libro, che può essere 5 minuti di dargli, ascolta, cioè se io fossi un allenatore delle giovanili, dico a una squadra del 2004, tutti i giorni sarei lì mezz'ora prima e passerei 2 minuti a testa, 2 minuti con ogni singolo giocatore a dire come stai, come va, basta, e vedere cosa lui ti risponde. Tutti i giorni, come stai, come va, tutto a posto, ti posso aiutare, non ti posso aiutare. In un momento come questo, che i ragazzini continuano a sentire, il futuro per voi sarà difficile, perché avrete un debito pubblico altissimo e quindi pagate costantemente tutti i problemi che noi abbiamo creato. Non c'è futuro perché oggi cade il governo. Non c'è futuro perché avete i social e c'è il cyberbullismo. Tutti i giorni sono bombardati da questi messaggi, io devo riuscire invece a creare un ambiente protetto in palestra, dove il ragazzino viene perché si diverte, c'è fiducia e probabilmente riesco a stimolarlo. Marco, ti fanno un sacco di complimenti, ti dicono ancora che sei nel cuore dei milanesi. Io vorrei essere nel cuore dei Canturini, ma vabbè. io da Canturino ti ho invitato. Comunque, Beppe, un minimo. Sì, vai male, vai Ale. No, stai dicendo che tantissimi poi adesso in chat ti stanno facendo, sono tre, però diciamo tantissimi. Sono i tuoi amici, vero Ale? Sono i tuoi amici che scrivono, scrivete durante, perché metti che non c'è nessuno, almeno faccio vedere qua. Bravo, tutti di Cantù. Vai Fabri, vai. No, ci sono un paio di domande per Peppe, di un tifoso di Reggio, che ti chiede innanzitutto che porteresti della squadra di Reggio dell'anno scorso a Cremona e anche che cosa pensi di Leo Candi. Partiamo dal secondo, anch'io stravedo, un ragazzo incredibile, un grandissimo lavoratore, a taglia fisica per giocare ad altissimo livello. Ha già comunque un background importante perché ha fatto la protagonista a Fortitudo, c'è 4 anni che vive delle esperienze particolari a Reggio Emilia, quindi anni non facili che spesso ti formano di più di anni dove tutto va bene, quindi del 97, ma c'ha già molta più esperienza di quanto può sembrare, quindi secondo me è uno dei prospetti più importanti del basket italiano. E per quanto riguarda Reggio Emilia, a me la squadra l'anno scorso piaceva molto, però poi dopo secondo me eravamo molto forti, però qui abbiamo un argomento un po' più complesso, abbiamo giocato metà girone d'andata senza playmaker titolare, che era Michele, che era il nostro giocatore importante, per 2 punti abbiamo sfiorato le finali di Coppa Italia, una squadra con 10 decimi nuova, allenatore nuovo. Secondo me in questo momento era una squadra che meritava più tempo, che non ha avuto, come diciamo prima con Marco, cioè non gli è stato dato abbastanza tempo per costruire un domani, come mi sembra quella di quest'anno e come mi sembra quella di 2 anni fa, quindi non vorrei essere polemico, però quando secondo me Reggio Emilia negli ultimi 4 anni una delle forze di Reggio Emilia era creare un gruppo, lavorarci e tenerlo solido per anni, esatto, l'anno in cui comunque i tasselli ogni anno dai tempi di Marco, inserire i tasselli ogni anno e creare stabilità. Negli ultimi 4 anni sono stati cambiati 5 allenatori, perché Menetti, Cagnardi, Pilastrini, Buscaglia, Martino, 5 allenatori in 4 anni e più di 50 giocatori. Sì, è stata cambiata, ma lasciamo stare quest'anno che non so cosa succede all'interno, però negli ultimi 4 anni tutti gli anni sono stati mandati via tutti e ripartiti da zero, per poi cambiare a gennaio 3-4 giocatori. Secondo me in 4 anni avevano cambiato 60 giocatori e 5 allenatori. Questo non è nello stile per una squadra, esatto, per una squadra che ha costruito, esatto, per una squadra che ha vinto. Esatto, perché è una società che è estremamente solida, che comunque è una certezza del nostro campionato. Oggi come oggi Venezia è proprio l'esempio, Sassari è l'esempio che
programmando, inserendo dei tasselli ogni anno. Oggi come oggi la conoscenza reciproca va oltre il talento del singolo, ma umana e tecnica, cioè conoscenza reciproca, parlo di umana e tecnica, sapere che cosa, come gli piace Marco uscire da un blocco, in quale situazioni devo cercarlo, accenderlo, non è una roba automatica. Sapere, tu allenatore, sapere Marco o Peppe quando sono arrabbiati, cosa mi danno, cosa non mi danno, quando sono sereni, come si sono allenati, sono tanti feedback e tante situazioni che vuoi non vuoi, oggi sono la forza di Venezia, la forza di Sassari, la fiducia reciproca, non sono cose che si creano così dall'oggi al domani. Poi può capitare che trovi un'alchimia giusta, i 10 giocatori messi insieme ieri fanno una buona stagione, ma il 90% delle volte non capita. Eh sì, a volte diciamo magari devi avere anche la forse un allenatore giusto, perché comunque la Dinamo lo stesso cambiava ogni anno, ha sempre cambiato quei 7-8 giocatori ed è sempre riuscita comunque a mantenersi ad alti livelli, però Venezia è la conferma. Io penso comunque la Dinamo, voi non vuoi, ha avuto un po' di anni di Iner, un po' di anni Meo, sì, un po' di anni, c'è cioè una serie di punti di riferimento di base, che quando entri all'interno, sentivo Conte che parlava una volta che parlava di senso di appartenenza, il senso di appartenenza che ti indicano dei giocatori che sono lì da più anni, che ti indica un sistema che è lì da più anni e ti mette nella giusta strada. Secondo me quello è molto importante. Con la conferma dello zoccolo duro che ti permette comunque di creare quella base. Come diceva Marco, quando arriva da Treviso, qui ci si comporta così, così e così. Quando arriva alla Juve, qui si comporta così e così e così. C'è persone che ti indicano la retta via, come si suol dire, e ti aiutano ad inserirti. E in più, con 4, 5, 6, 7, 8 che già stanno giocando insieme, che hanno conoscenza reciproca, umana e tecnica. Tu Martina cosa ne pensi? No, io sono d'accordissimo con Peppe. Cioè oggi l'importanza, mi è anche capitato personalmente, l'importanza di conoscere proprio le caratteristiche. Ne abbiamo parlato anche ieri con Brian, come prendere un giocatore, perché appunto ognuno reagisce in modo diverso. Oggi è importantissimo. Io l'ho vissuto anche con altre compagne di squadra, cioè queste piccole differenze si sentivano. Va bene, dai, direi che siamo quasi in chiusura. Non vi chiedo il pronostico, tanto mi sembra inutile, una cazzata. Marti, hai scelto che squadra ti fare domani? No. Vabbè, dai. Mi farò sapere. Però preferisci vinca Milano o preferisci vinca Pesaro? No, vabbè, ragazzi, cioè, non c'è storia, vince Milano. No, ma a livello sentimentale, tra virgolette. Sentimentale, basta. No, vabbè, essere virgolette. Scusate, mi sono perso le puntate precedenti. Qual è il... No, no, lascia perdere. Che ti sei perso le puntate precedenti è colpa tua. Sì, hai ragione, ma io a quest'ora dormo, quindi puoi recuperare. No, perché... Stiamo cercando di, diciamo, piazzarla un po' di qua, un po' di là, un po' di su. Dove avete provato? Abbiamo provato a Bologna. Niente. Non si vuole trasferire da Bari. Abbiamo provato a Brindisi, che comunque era lì vicino. Thompson ha appena avuto un figlio, quindi non va bene. Adesso stiamo provando a Cremona, non per Peppe, ma per Manzini, che è il dentista di Peppe. Esatto. Numero uno, Miki. Scherziamo. No, domani Milano. Domani Milano. E secondo te Marco, chi speri... Chi ti ferò domani? Come? Ma con chi stai parlando? No, con Marco, Ah, chi ti ferò, okay. Chi ti ferò io domani, secondo te? Ora, ho una vaga idea. Non dico niente. Stavo pensando che dopo Bologna, Brindisi, Benevento, c'è qualcuno che poteva essere... No, andiamo più verso Roma. Vabbè, però bisogna trovare qualcosa con la B, perché Bologna, Brindisi... Ah, c'è un'altra con la B. Comunque... Va bene, dai ragazzi, io vi ringrazio, soprattutto Marco per averci fatto compagnia anche questa sera. Grazie Marco, grazie Peppe, grazie Martina. Ciao a tutti, sempre un piacere. Grazie Fab. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie. Ciao.